bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, giovedì 4 febbraio. Ariete, la luna unita a Urano avrà il merito di farvi mettere bene a fuoco ciò che prima prendevate in considerazione solo in modo disordinato. Non è stato facile perché la vostra visione era coperta da un velo nettuniano, ma ora l'avete vinta. Toro, con Venere e amica, qualche peccato di vanità. Vi piacerete, vi troverete affascinanti e soprattutto amerete mettere in mostra le vostre beltà. Giove in Trigono vi porta a tanto ottimismo e per il lavoro molte opportunità da non sottovalutare. Gemelli, se la persona che amate si dimostra intollerante, chiedetevi se non gli state troppo addosso con eccessive pretese. Lasciatela più libera. Se in una situazione non siete d'accordo, non rimanete in silenzio. Esprimete il vostro disappunto. Cancro, urge una posizione rigorosa e chiara, altrimenti rischiate di restare immischiati in una situazione da cui non vi sarà facile uscire. Siate saggi, non ferite le persone che vi stimano e vi vogliono bene. Siate più attenti e anche più equilibrati. Leone, incontri piacevoli con gli amici, vi accomuna la voglia di evasione e di divertimento per sciogliere tensioni e delusioni. Siate aperti anche al dialogo. Come vostra consuetudine avrete coraggio e affronterete tutto quello che c'è da prendere di petto. Vergine, con la luna contro Giove, se le situazioni sono ardue, non puntate su soluzioni facili. Rischiate di ritrovarvi con un pugno di mosca in mano. Se userete le parole con saggezza, eviterete discussioni e tensioni con persone suscettibili e scontrose. Bilancia, se non sapete comunicare con chiarezza i vostri più importanti desideri, come può la persona che amate mettersi all'opera per tradurli in realtà? Vi distinguerete per spigliatezza ed esuberanza, suscitando nei colleghi di lavoro una malcelata stizza. Scorpione, nel lavoro, se vi sentirete forzati, vi ribellerete. Non accetterete di essere richiamati a responsabilità che in cuor vostro sapete già di onorare. Vi destreggerete in questioni pratiche, pur non avendone alcuna dimestichezza, e ve la caverete benissimo. Sagittario, a volte conviene lasciare che le cose vadano come devono andare. È come se ci fosse un disegno sopra la propria testa a cui è saggio affidarsi. Con la luna che transita nel segno sarete istrionici, ben disposti e generosi nei confronti degli altri. Capricorno, lasciate che i vostri familiari si gestiscano la loro vita come meglio credono. Date solo se necessario il vostro consiglio e sostegno. Dovete ringraziare Plutone nel segno se avete uno charme fuori dall'ordinario e diverse persone che vi stimano. Acquario, è arrivato il momento di giocare con abilità le carte che avete in mano. I vostri desideri sono realizzabili, quindi muovetevi. Con l'aiuto di Saturno saprete mattone su mattone, giorno dopo giorno, costruire quello che vi sta a cuore. Pesci, con Giove opposto dalla Vergine, non è il caso di lasciarsi tentare da affari che promettono facili guadagni, ma che hanno contorni poco definiti. Per il momento non uscite dal seminato e limitatevi a mettere mano all'ordinaria amministrazione.